spiagge di Rio de Janeiro l'Italia si rilassa giocando a beach soccer in attesa che inizi la Confederation Cup. Su quelle di Formentera invece si parla di mercato. Fa notizia l'accordo del presidente della Roma Pallotta con Rudy Garcia, praticamente ex tecnico del Lille, che si sono stretti la mano a New York. Adesso bisognerà programmare il mercato e non sarà semplice perché, prima di partire per le vacanze, i dirigenti giallorossi dovranno proporre una strategia che convinca i vertici societari. La vera bomba di mercato però sembra essere un'altra, ovvero quella descritta dalla Bild. Il quotidiano tedesco è sicuro e annuncia un colpaccio della viola, Mario Gomez, mica uno qualunque. E nel giorno in cui sono apparsi striscioni nella città fiorentina di addio a Jovetic, beh, qualora dovesse veramente arrivare Gomez sarebbero vacanze più che tranquille per i tifosi di una Fiorentina proiettata veramente in alto. E in Serie B cosa accade? Mercato tanto, vacanze per qualcuno sì, per qualcun altro ancora no. Guardiamo in casa Novara. Una settimana fa a godersi il sole di Formentera per scaricare lo stress post-playoff, Romano Perticone. Adesso invece è il turno di Simone Pesce, che in attesa di scoprire il suo futuro, piace a tanti club di A, si gode sole e mare. Avevamo fatto quasi un'impresa, purtroppo abbiamo perso la semifinale, però abbiamo fatto una cosa bellissima e speriamo che il prossimo anno si possa ripetere. Qualche offerta di ingaggio in spiaggia? No, Novara, sicuro Novara.